In occasione della giornata mondiale della fisioterapia è stato piantumato quest'oggi un albero, nello specifico una quercia, simbolo di forza e stabilità, nel giardino della casa di cura Villaverde in via Golfo di Taranto 22. L'obiettivo principale è di sensibilizzare il cittadino sui benefici e l'importanza del ruolo del fisioterapista, ma anche l'occasione, in qualche modo un'opportunità per i professionisti di riportare quello che è il loro importante contributo per la salute pubblica. Abbiamo individuato la clinica Villaverde, che ha accolto con entusiasmo ma anche con grande sensibilità la nostra iniziativa, sia per rinforzare l'importanza della fisioterapia ma soprattutto per essere vicina ai fisioterapisti e quindi alla nostra iniziativa, che è veramente di grande valore umano e di grande professionalità. È un'iniziativa lodevole dell'Associazione Italiana Fisioterapisti, è proprio un segno di resistenza, un segno di vita, un segno in cui l'attività della fisioterapia contribuisce a curare, contribuisce a rafforzare, contribuisce a dare una direzione di stabilità a tutta la vita, per cui siamo proprio vicinissimi a quest'opera, e piantare una quercia a Taranto è proprio speranza grandiosa per il nostro territorio e per tutta la Puglia. Quindi, con la benedizione del Signore, la buona volontà, tutto il nostro sostegno all'opera dei fisioterapisti. L'albero della quercia, come è stato ben detto dagli organizzatori, è un albero che valorizza la forza, la tenacia, è un albero che cresce dappertutto e noi lo cureremo con molta attenzione, perché è il simbolo appunto della vita che riprende. Ci impegneremo, ripeto, a mantenere in vita quest'albero che ci ha donato oltretutto un paziente che noi abbiamo piantumato e che seguiremo nel tempo. L'ASI Taranto ha fatto tanto nell'ultimo anno, aprendo i primi posti letto pubblici di riabilitazione a Grottaglie in quel programma di riconversione, rifunzionalizzazione del San Marco di Grottaglie, così ben apprezzato dal Ministero. La riabilitazione è il futuro. Per una società sempre più anziana e sempre più cronica bisogna saper vivere meglio più a lungo, e i fisioterapisti in questo ci danno una grande mano.